Eccolo lì, il dormitorio dei monaci. È solo a un paio di salti da qui. Non portare sfortuna. Andiamo. Brucia un po'. Però è divertente. È troppo divertente. Vado che ti porta il denaro. Che cinismo. E non hai sentito il resto? Vado a pisciare mentre tu istruisci la recluta. Poi cos'è successo? Ha sentito la rivolta. Grazie a noi l'ha contenuta. Ma una volta finiti i soldi, non avevamo più motivo vai di... Vai a sinistra, io a destra. Dovrete fare di meglio, ragazzi. Cerchiamo di continuare così. Voi due avete preparato il sito. Il cimitero è pronto per la visita del rettore. Non si fermano un attimo. La signora pretende risultati e li vuole subito. Hanno trovato qualcosa? So che hanno riesumato qualcosa, ma non conosco i dettagli. Ma che... Ho visto qualcosa. Mi copro le spalle. Che succede? Niente, tutto a posto. Forse ho visto qualcosa. Lì. Attenzione. Cos'era? Niente, Bru. Qui è libero. Perfetto. Ho visto qualcosa muoversi. Meglio andare a controllare. D'accordo. Nulla? Niente. Ma che... Ma... Qui! Da qui! Non ci vorrà molto! Dai, io, Nathan! Ottimo, continua così. Ehi! È stato movimentato. Qualcuno ci avrà sentito di sicuro. Forza, diamoci una mossa. Dietro quelle mura. Scende. Ma dov'è quel piccolo baccano? Calma, Bru. Ho rischiato di saltare in aria e quel coglione mi ha pure fatto la ramanzina. Dovevo spendere. Quel tizio che dà l'intera squadra. Hai idea di cosa ti potrebbe fare da lì? Eseguivo solo i suoi ordini. Ok, ma come ben si reagirebbe? Mi farebbe a pezzi. Esatto.
Prendi fiato e fai due passi per calmarti. Quel maledetto arrogante ora vuole insegnarmi il mestiere. L'americano non si sta facendo molti amici. Beh, finché paga, a me sta bene così. Pensi che vedremo Drake? Nadine ne è convinta. Non vedo l'ora di incontrare lui e i suoi amici. È quello che speriamo tutti. Seguiamo. Guarda il panorama. Sam, di qua. Perfetto. Oh, 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 cazzo! L'ha fatto lui? Lo farò anch'io. Ok, ho del bungee jumping. Hai mai provato il bungee jumping? No, ma questo è sicuramente meglio. Dunque, così che hai trascorso questi anni? Saltellando fra le rovine? Sì, e collezionando proiettili. Esplosioni, pugni, calci. Va bene, ho capito. Pugnalate, avvelenamenti. L'abbiamo fatta. Non proprio. Dobbiamo arrampicarci ancora per superare la vita. Spero siano finite le discese. Ho le mutande piene di ghiaia. Atterraggio perfetto! Coraggio! Al dormitorio di Sandisma, il sepolcro di Henry Avery. Cerchiamo la tomba, come la pergamena della croce. Ma le date no. Beh, una in meno e altre 1000 da controllare. Ok, sciabole incrociate, teschio e ossa incrociate e le date 1659-1699. Se troviamo una lapide con tutte e tre, abbiamo vinto. Oh, le spade corrispondono. Vediamo. No. Date diverse. La data è corretta, ma le spade sono rovesciate. È quella sbagliata. No, niente spade incrociate. Non è lui.
Mancano il teschio e le ossa. Bella croce celtica, ma non ci interessa. Le spade corrispondono. E anche l'anno. Sam, vieni! Hai trovato? Guarda, Benjamin Bridgman. Lo pseudonimo di Avery. Eppure il teschio ha qualcosa di strano. Sembra estraneo alla lapide. Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Avery. Vero, il teschio dovrebbe essere... Di profilo. Che cos'è? Allora, te la senti? È da parecchio che sono pronto.